Il cuore delle donne contro la violenza sempre è il titolo della mostra allestita nella sala consiliare del comune di Cromo in occasione dell'8 marzo, della festa della donna. Ecco perché questo evento con quale significato? Abbiamo voluto, come ogni anno, ricordare l'importanza di questa giornata, l'8 marzo, la festa della donna, e abbiamo voluto farlo ricordando anche uno dei temi principali che viene, di cui si parla tanto anche in occasione del 25 novembre, che è proprio quello legato alla violenza di genere. Quindi in questa giornata avremmo potuto soffermarci su tante tematiche, abbiamo voluto farlo in questi termini e abbiamo voluto farlo innanzitutto in questo luogo che è la sede istituzionale dell'amministrazione comunale, perché riteniamo che assolutamente le istituzioni debbano porre l'attenzione a questa giornata e alle tematiche ad essa legate, e poi in quello che, come saprete, diverrà proprio il Palazzo della Cultura, perché riteniamo che la cultura sia il mezzo per combattere la violenza, e lo facciamo con una mostra di carattere artistico a cura appunto dell'artista Lucia Sanavio, e tutto questo avviene proprio soffermandoci sull'importanza dell'arte, l'arte che ha di per sé sicuramente un valore inestimabile, ma che lo assume ancora di più nel momento in cui diventa il mezzo per veicolare messaggi anche di natura sociale, come per esempio proprio il tema della violenza di genere. E quindi andiamo in questa direzione, questo sarà sempre un luogo culturale, artistico e anche proprio per mandare tanti messaggi e per far riflettere anche il nostro pubblico. Siamo con l'artista Lucia Sanavio. Tra le diverse opere esposte in questa mostra ce n'è una in particolare, che è questo dipinto. Vorrei che ci parlasse di questo quadro, anche perché all'interno di questa mostra ha un significato particolare. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, questo dipinto rappresenta due cuori dal titolo Indivisibili, l'Unione. Questa opera la dono all'associazione Fior di Loto contro la violenza sulle donne, e per me è molto importante. Rappresentano due cuori. Il simbolo, questi piccoli quadrati che vedete nel quadro, nel dipinto, praticamente sono le finestre sul mondo. Il blu, l'universo, il bianco è la purezza, la speranza, e questi due cuori si intrecciano. Quindi è una cosa molto, molto bella, molto forte, per tutte le donne e per tutta l'umanità. Questa mostra vuole sostenere anche l'attività dell'associazione Fior di Loto di Gazzaniga. In che modo? Allora, è un'associazione fatta di volontarie, quindi di avvocate, psicologhe, che lavorano gratuitamente, ma ci mettono anche risorse loro. Io credo che ci sia bisogno anche di un riconoscimento, hanno bisogno di aiuto, non solo di grazie e pacche sulle spalle, e grazie all'artista Sanavio ha messo a disposizione un'opera sua che ha un valore, ha la certificazione, ma ha questo anche significato. Quindi, per sostenere appunto l'associazione Fior di Loto, praticamente cosa bisogna fare? Si viene a vedere la mostra tutti i weekend fino al 24 giugno. Chi non potesse nel weekend, l'ufficio turistico è assolutamente a disposizione negli orari che sono pubblicati ovunque, telefonare, mandare una mail, vedere l'opera, quindi anche fuori, perché riteniamo sia importante questo passaggio, compilare il modulo che dice sono il signor tal dei tali, offro la cifra, chi porterà a casa l'opera, chi all'estrazione, l'offerta più grande, chi avrà offerto di più, porterà a casa l'opera. Quindi venire qui e fisicamente imbustare l'offerta nella cassetta, oppure se c'è qualcuno che ha intenzione di vedere l'opera può telefonare in ufficio e noi saliamo a posto, la facciamo vedere e farà la donazione, che sarà estratta appunto il 24 giugno.